ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Returnal. Insomma, siamo messi veramente male, però abbiamo insomma visto una seconda volta la casa con non so, retroscena, vabbè, formazioni strane in più, quindi forse comunque andando avanti magari quando le luci sono accese probabilmente si può rientrare per scoprire magari nuove informazioni, può essere, andando avanti col gioco. E non so quanti biomi ci sono, ma secondo me non sono molti, essendo un roguelike non credo siano tanti. Comunque, ah, meno male, una zona. Vediamo se troviamo una fiala che ci serve. A parte che incrementa del 25% l'integrità massima. Qui ci abbiamo la fiala. Attiva un attacco in mischia più potente e distrugge le barriere gialle. Ok. Le eliminazioni di mischia incrementano ovviamente la velocità del 25%, la protezione del 25%. Allora, incrementa del 5% danni dell'arma per ogni livello di adrenalina. Mi servono un po' tutti. Allora, prendiamo questo sicuro, così torniamo indietro. Anche se non lo so, forse a ogni livello di adrenalina. Sì, perché ogni livello di adrenalina comunque mi sa che il danno in mischia aumenta. Quindi magari avendo un livello abbastanza elevato di adrenalina potremmo sfondare forse le barriere gialle. Vabbè, comunque. Poi prendiamo 170. Non possiamo prendere. Ci serve questa adesso, se no non sopravviviamo. Prendiamo questa. Ah no, 170. 177. Vabbè, fa niente di integrità. Prendiamo questo. Un po' di robina, Ok. Siamo rimasti con 7. Adesso usiamo questo. Ok. Oh, stiamo meglio. Allora, prima di andare avanti, oddio, possiamo fare così. Faccio un po' di nebbia. La nostra connessione con la famiglia di esuli è recisa. L'agonia è insopportabile. Non riusciremo a fermare l'infinito ciclo di violenza che avrà inizio. Vabbè. Qua frasi che si ripetono. Torniamo un attimo indietro. C'era una barriera gialla. Adesso possiamo sfondare. Era... dov'è che era? Aspetta. Segreto vicino? Ma no, aspetta. Ma quello c'era. Ah no, sì, ok, no, no, non è quello. Forse è quello il segreto. Qua c'era la barriera gialla, ok. Oh, è qua. Possiamo... sì, il fiume maligno. Vabbè, che non ci serve. Andiamo qui. Sì, il fiume grande, ma... cazzarola, non mi ricordavo più che c'era la cura qui. Vabbè, però lo prendo, dai. Lo prendo. Qualche bel parassita. No. A quanto pare no. Così.
Perché ne abbiamo già 5000 di parassiti. Ok. Resina maligna. No. Va bene. Ma è questo il segreto? Non penso. Che abbiamo trovato il carrion entrando la seconda volta nella... Se io esco di qua, no? Ok. Poi rientro. Ah, non me lo dà più. Questo suono non me lo dà più. Dice segreto vicino, ma che sia lo scrigno lì in basso, ma... Non so. Vabbè, non perdiamo troppo tempo qui. Non ho ancora trovato, quindi... Comunque non è vicina, non è detto sia vicina la scorciatoia per andare verso... Sì, verso la terza zona. Ok, sì, sì, ok. Siamo in un'altra tuta. Allora, no. Visione potenziata. Vedi, attacco in mischia potenziato. Quindi forse... Se raggiungo il livello 3 di adrenalina, comunque le barriere gialle le posso sfondare uguali. Devo provare. Area in lockdown. Ma così no, aspetta. No. Ok, che arma avevo? Ah, questa. Non mi ricordavo più. Ah, avevo, ok. Avevo il flusso elettrico. Va bene. Granata esplosiva. No, 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 no. Teniamo il flusso elettrico che va benissimo. Abbiamo una chiave. E adesso siamo già... Cioè, con quest'arma siamo già messi meglio rispetto all'altra volta che siamo andati 2 secondi. Questa la prendiamo. Qua c'è un punto di domanda. Ah, è la tuta. Ok. È la tuta. Aspetta, prima raccolgo. Calibratore. Ok. C'è anche... No, questo è maligno. Allora, ci prendiamo 4 eteri. Lo vediamo. Magari questo si anima adesso. Sì, infatti. Bastardo. È saltato in aria. È saltato in aria subito. Aspetta. Ok, ma ha lasciato... Genera uno scudo al colpo successivo. Facciamo così. Abbiamo ripristinato lo scudo. Ok. Ma qua c'è... Ah sì, ok, quello l'avevo lasciato. Abbiamo una chiave. Usiamola qui. Ok, qua.
qua. Questo è qui. Questo è... Andate giù. Sono dei nemici giù. No, tengo decisamente questo. C'è andato giù in automatico. Se avesse anche la... proiettili dentati, quest'arma sarebbe top. Ok. No, attenzione. Oh, lo sapevo che mi prendeva. Sembrano più spessi. Etere. Vai. Io boliti i soldi. Cioè più luminosi, più... Ok. Molto bene. Resina grande. Ok. Qui è per tornare su. Ma... aspetta. Nemico potente. Ok. Scoppiano tutti. È rimasto. Ma che scoppiano. Titano. Sarà un titano. Via. È rimasto solo lui. Questo adesso sale. Mi ha preso, maledetto. Mi ha azzerato l'adrenalina. Ok. Altra esplosiva. Ok. Speriamo un po'. Un po' di vita. Oh, ma possiamo andare qui. Vai, resina. Qui c'è. Ok. Altra resina. Mi dimentico di usare l'oggetto offensivo. Vabbè. Qui. Ah, sfera di interferenza, sfera di interferenza. Ok. Ma ce n'è un altro di... qua. Ah, però... ah, dicevo, ma qui... ah, vedi? Sì, sono forse particolari. Segreto vicino, ci sono dentro. Fine. Silfio marigno. Oh, questo è un cubo. Disgregatore di scudo. Inserisci un dispositivo compatibile per sbloccare il progetto in modo permanente. Per portarne solo uno alla volta. Quindi. Ok, quindi i cubi. Il dispositivo per i cubi non è detto sia vicino. Io pensavo di sì, invece no. L'abbiamo trovato nei pressi del terzo boss, mi pare.
qua non ho abbastanza soldi. Incrementa 10% i danni dell'arma. Incrementa, no, danni dell'arma direi. E invece i soldi ce li abbiamo. Ok. Abbiamo. Ok. Maligno però. No, dai. Non mi ricordo però che parassiti ho. Aspetta. Ah, uno, un altro ne possiamo portare. Sono 2, 4, 5. Quindi 6 ne possiamo avere. Costi di fabbricazione. Integrità massima. Source maggior frequenza. Ok. Ok. No, non ho nulla contro la malignità. Va bene. Ok. Quindi muri un po' rossi. Cioè c'è qualcosa di rosso, rossiccio. Potrebbero rompersi. Lo devo tenere a mente. No, qua. Vorrei andare su di là. Ah no, ma là, ok, sì, ero già stato. Aspetta. Qua non ho visto bene tutto. Ah, guarda lì, ecco. Alpino. Qui no. C'è. Questa è maligna. Ma 6 per una chiave non mi va proprio. 6 etere dobbiamo spenderli per quello che ti fa risorgere. Quello sì. Ok. Torniamo su. Ok. Qua c'è un'altra via secondaria, ma ecco, qua non c'eravamo mai stati. Andiamo, teletrasporto. Un albero coperto di occhi, un massacro di vertebrati bipedi, un letto avvolto dai tentacoli, l'astronauta in alto e una creatura uguale a me. Come sono riusciti a imitarmi così fedelmente? Cos'è questo? Obice caustico. Nuova arma, fa vedere. Voglio solo provarla. Ah, a colpo singolo, scusa. Aspetta, la granata. Ah, va caricato. E a colpo sì, no, non mi piace. No, direi che è molto scomodo. Magari sarà forte, non dico di no. Però è troppo lento. Qua, aspetta. Dobbiamo andare. Ma scusa, io non sono, sì che sono stato qua. E non me l'ha presa quella porta. Sì, sì, mi ricordo che sono stato. Vabbè. Andiamo qui. Non è diventata grigia come le altre. Oddio. Porca vacca, sono caduto. Non ho visto. Ancora? Vabbè. Proprio sul bordo, facci resuscitare sul bordo, mi raccomando. Dov'è la via?
scorciatoia, maledizione. Segreto vicino. Scegliamo quel. Ah no, quello è il cubo. Possiamo portare solo uno. Però questo è, vediamo. Però non ci dice nanosciame vampiro. Aspetta, prendo questo. E l'altro è disgregatore di scudi. Mi ispira più quest'altro. Invece di là c'era l'etere. E abbiamo 22. Cioè. Via secondaria. Aspetta. Oh, ah, eccola qui. Sarà questa la porta, guarda. Qui. Obice caustico. Adesso l'abbiamo sbloccata praticamente. Porca vacca. Non ho fatto in tempo, non li ho visti. Non c'erano dei nemici. Ah, ma forse li segnava come nemici, ma in realtà erano quelli che etere, va. Quelli che ti davano più soldi. Non capisco dove sia. Forse lì. No, no, è giù. È giù, è qua sotto. Ah, beh, ma è questo. Qui ho visto. Aspetta. C'era forse un'entrata segreta. Sì. Qui è tutto maligno. Qua non abbiamo abbastanza soldi. Ma non mi va di usare l'etere. Anche se ne abbiamo, però non mi va. Ma scusa, segreto vicino. Perché dice segreto? Ah, no, non è questo. Segreto vicino, non penso proprio. Sarà mica un muro. Qualche parte. Sto carion non è che sia chiarissimo. Oh, però aspetta. Questo sì, però secondo me. Non lo so, ma secondo me il ricostruttore forse funziona a zona. Cioè io non penso che se andiamo nel prossimo bioma poi torniamo qui. Non lo so, qualcosa mi dice di no. Magari poi non è vero. Come se, magari ecco, se lo attivo adesso e poi lo attivo dopo, mi salva solo l'ultimo che ho attivato. Io non penso che te ne salvi due. Se no è troppo facile. Cioè, è troppo. Diventa troppo facile, vabbè. E siccome è la nostra destinazione è la cittadella. Aspetta, andiamo di là. Ok. Qua ci vuole la chiave che non abbiamo. A posto. Adesso andiamo di là. Sì, sì, sì. Qui?
Ah no, ok. Abbiamo fiala di Silfio, sì, al posto di questo direi, calibratore, ah comunque questo ci porta a 9 indipendentemente da quanto siamo, ok. Segreto vicino. Cos'è? Ah no, a livello delle nuove, madonna, sono spaventato. Madonna, toglie non tantissimo. Segreto vicino. È qua. È qui il segreto, guarda, forse. Però io avrei preferito sì, questo suono che ti dice dov'è il che c'è un segreto, ma anche uno tipo di conferma per essere sicuro che l'ho preso, ecco. Cioè, mi sono andato a beccare da solo praticamente. Molle folgoranti. Salti generano scarica di energia all'atterraggio. Ah. Va bene. Avevo mai pensato che la guerra avrebbe causato un simile distruzione. Tentavamo solo di comunicare, ma la situazione è precipitata. Avremmo dovuto seguire l'entità che crea distrugge. Qua c'è un portale. Sì, roba maligna. 52. No, scusa, 75. Direi anche no. Oh. Ah, vedi? Segreto vicino, ma dove? Non è quello. Se lo fa ancora è perché non l'ho trovato. Sarà mica lì? Non avevo proprio guardato. Vista assassina. Cartucce fasiche, frammentazione. Vediamo un attimo. Cos'è che è cartucce fasiche? Non ho neanche guardato. I proiettili possono attraversare le superfici. Ah. I proiettili permettono di esplodere i molteplici frammenti all'impatto. Questo è utile. E vista assassina? Ah, miro. Faccio un colpo tipo fucile da cecchino? Sì. Teniamo questo, va. Ma qui in segreto... Boh. So se... No, non si rompono a distanza. A parte che dai in alto. Non ci si arriva neanche. Ok. Faccio prove. Però quello sembra... No, ma è solo così. Vabbè. Ok.
Silfio maligno. Ok. L'adrenalina va su 3 secondi. Meglio così. Frammentazione ho sbloccato, molto bene. Ma mi ha preso chi, scusa? Ma c'è una trappola? No. Vabbè. Questo silfio maligno. Silfio maligno. Roba maligna. Va molto bene. Aspetta, qua non c'è. Ah sì, ok. Roba maligna. Questo è normale. Sbarramento orizzontale. Un po' di cure. Ah, guarda, forse ce n'è una. Ah, qua un parassita. Proviene del 20% di non perdere un consumabile. Ah, riduce i danni da mischia, no? Ci era già capitato. Ma io... lasciamo perdere, va. Andiamo avanti. Qui ci sono gli occhi. Ok. Maligno. Sento borbottio. Codice. Madonna. Ah, guarda, qua c'è il ponte. Però dobbiamo... aspetta, fa vedere. Ah sì sì, giusto. Ponte. Ok, perché il segnale l'ho attivato. Silfio maligno. Ah, ci abbiamo la cura. Allora usiamo. Non ci avevo fatto caso. Stammi lontano. Era mancato. Figurati. Ok. Costrutto, ok. Sì, ma io vado avanti, scusate, eh. Oh. Questi mi devono lasciar stare, non so se... Aia, ecco, punto. Oh. Ah. Ah no, ah, cavolo, ma stavo guardando. Mi avete bisogno di niente, devo... ammazzarli. I missili a ricerca qua. Ok. Stupido io.
Qui c'è l'acqua, ma non ci posso andare. Qui gli archivi li avevamo visti tutti, praticamente. Qua sì, si saliva in una maniera un po' articolata. Sì, non c'è, no, non c'è, figurati. Aia, ecco. Proprio finito sopra. Porca vacca, vabbè. Sbagliato. Avevo le cose giuste. E rieccoci qua. Un po' di roba, aspetta. C'è sta roba. Come mai sti soldi? Cioè, tantissimo. E vabbè. Torniamo alla cittadella. Però questo non possiamo ancora farlo. No, qua c'è acqua. Calibratore. Chiave. Speriamo vita. Questa è, ok, resina. Mi sa che ce l'abbiamo subito stavolta. Ah, là, guarda. La via. Aspetta. Granata esplosiva. No, stiamo con la pistola. Qui, ok. Prima avevo anche il cubo, edizione. Guarda te. Niente, nient'altro. No, questa è la via per le lande. Qui soldini.
prima non l'ho usato questo, effettivamente. Magari se l'avessi usato, almeno avrei testato. Testiamolo, dai. Effettivamente. Vediamo, se non moriamo qui, andiamo al prossimo bioma, e se moriamo là, vediamo se ci riporta qui. Secondo me, non so, qualcosa mi dice di no, però potrei sbagliare. No, cosa ho fatto? E niente. Ah, qua. Ho recuperato la vita e là c'è, ok. Allora, facciamo così, ecco. Questo chiave. Due chiavi. Ma qui. No, sono tornato indietro. Scudi, no, oddio, però vabbè, se no prendiamolo, dai, al posto della pistola base. Anche se questo, ah, comunque non sono obbligato a caricarlo al massimo, ok, però devo mirare. Niente. Aspetta. Ah no, ho visto male. Segnare altra tuta. Scoppia. Ok. Cioè toglie metà vita subito e dopo un secondo. Dov'è? Ah là. Oh. Resina grande. Oh. Aspetta, qua c'è. Ah, è qui. È qui, ma l'interruttore. Io non lo vedo. Aspetta. Ah, è qua dietro, guarda. Cannone termogenico. Eh sì, dai, magari. Aspetta. Ok, era questo. Cos'è che faceva? Aspetta. Equipaggiamento. Arma. No. Acidità. I proiettili rimbalzano prima di esplodere. Ah, ok. Spacca razzi critici. Razzi critici sarebbe. Avete la probabilità di esplodere due volte. Teniamo questa. La tuta, la tuta. Allora, aspetta, facciamo così. Non vendi col tizio. Dov'è? Aspetta, l'ho perso.
Non vendi quel tizio, ma se si rianima... No, ok, allora... Ah, qui c'è... Ok... Occhi in adorante contemplazione di un solo oscuro a cui luce piove nera come pece, viaggeremo verso lande isolate, forse con le nostre visioni ci attende una nuova trascendenza. L'uso di un consumabile incrementa ovviamente la protezione del... No, beh, un po' troppo costoso quello che fa. Glifo 8 di 10, mancano 2 qua. Vediamo questo. Ah, è la barriera gialla, vediamo. Via. Via. Vedi? Devo aumentare il danno qui. Aspetta. Adrenalina 3.6, vediamo. No. Però ha colpito... Colpito, è passato attraverso, eh? Oh, però forse quella in al massimo, non so. Devo provare, ma qua non la raggiungiamo. Dov'è? Dove sono? Aspetta. Forse adrenalina al massimo, fa vedere. Op. No, allora no. Io ci provo, ma devo avere per forza. Eppure sembrava. Ok. Devo avere per forza il potenziamento. Vabbè. Chiave maligna. Qua giù. Lasciato un parassito. Avvia delle attivazioni con l'etichetta è minima. Subisci danni quando raccoglie oggetti. Raggio obliterante, carabina. Colpo critico. No, no, teniamo questo, dai. Ma ha lasciato qualcos'altro, aspetta. Ah no, forse... È su. Ah, è su, è su. È su, ma... Mi sono già dimenticato.
Ah, sì. La chiave maligna, ok. Ok. C'è la statuina? No. Fiala. Calibratore. Quando l'integrità è mia, la tuta si autoripara lentamente. No. Qua. Quasi quasi aumentiamo la vita. Più 5 etere con 300. No, no. Aumentiamo la vita. Ecco. Vabbè, questo Kerman, sa che sono sempre le solite frasi. Aspetta, qua c'è qualche segreto? No. Ah, è accesa la luce. Di nuovo aperta. Vediamo. La nebbia filtra all'interno. Quindi non sono l'unica a poter entrare. Pronto? Ah no, l'abbiamo disattivata. Adesso su è buio. Ah, qualcos'altro da leggere, ma non ci ho capito niente l'altra volta. Cioè, vedi, e aspetta. E la Retribution sfrecciò attraverso una scia di polvere e di stelle inerte. Proprio come aveva previsto la nebbia fuoriuscita dall'urna funeraria. Per la prima volta dal terribile incidente del vascello, Talis sentiva viva. Sono ridotti in cenere, ammise con una voce che sembrava non appartenerle, mentre la paratia contro cui premeva la schiena vibrava per l'ennesima divinità arsa nel forno crematorio del motore. Non lo riavrai indietro. Dei e titani, cenere su cenere. La mia nave sta morendo, io sto morendo, ma tu non lo salverai. Sono chiusi dietro una serratura più resistente di quanto fosse profondo il Tartaro. Ira, disprezzo, impotenza. I sentimenti le piombarono addosso tutti insieme, imprevedibili, come i venti torri del suo deserto natio, proiettati dallo sguardo invisibile dell'astronauta. Lui sapeva che lei aveva vinto. Tali si svegliò di nuovo, questa volta in una pozza di sangue per lo più non suo. Ora si trovava nel suo tempo, al diavolo il passato e il futuro. Verso a terra rivolse lo sguardo lungo i corridoi. L'astronauta se n'era andato, probabilmente per l'ennesimo inutile tentativo di danneggiare i sistemi secondari del pilota automatico. Gli andava riconosciuto il merito di essere tanto ostinato quanto lei. La sua astronave si sarebbe schiantata, è ormai inevitabile. La discesa prevedibile, la matematica che la governava, una profezia ghiacciante. Ma c'era ancora una variabile in sospeso, sempre che riuscisse a ottenerne una nuova interpretazione dall'oracolo. Nel turbine di distruzione che si diffondeva dalla breccia dello scafo della Retribution, Tali Acheron trovò il suo centro. Il sangue che le inzuppava i pantaloni venne riassorbito dalle vene. Il battito cardiaco accelerò sotto lo sprone dell'adrenalina, mentre le sue dita leggiadre disegnavano figure inconsce nell'etere. Ciò che distruggeva ora creava.
Non esistono paradossi in un mondo senza principio né fine. Nel mio regno tutto è concesso. Giunta nell'astrale, fece girare nella serratura la chiave incrostata di rimpianti. La porta si schiuse, sollievo. Tornò nel corridoio in cui aveva inseguito l'astronauta fino alla porta macchiata d'ombra. Finalmente poteva superare la barriera che fino ad ora l'aveva respinta. Madre Florente, fiamma latente, sospesi come parole. Gloria, accendi il sole, intonò Tali. Silenzio. Gloria, la voce tonante dell'oracolo, 10 milioni di sussurri congiunti nella forza irrefrenabile dell'eternità. Il totem con il volto del sole evaporò dall'occhio nella mente di Tali. Il dolore della perdita le pervase febbrilmente l'anima, per poi svanire. Dobbiamo dimenticare per ricordare, dobbiamo partire per tornare, solo morendo si vive. Il portale si dissolse in trasparenza, aprendo il primo varco mortale dopo millenni. Tale discese nel sacrario di Pizia. Ogni passo era gravato dal peso dell'eternità. Il suo nome, un sussurro, raggiunse il trono illuminato da un singolo fascio di luce dorata. Si sedette, si impose di essere oracolo per l'istante necessario a distruggere il mondo, consentendo alla Retribution di uscirne indenne nonostante il prezzo che avrebbe dovuto... non si sa. Roba abbastanza, non so, un po' contorta, non so, non ci ho capito niente anche stavolta, va bene. Quindi, qua è buio, non si può andare. Forse qui, no. Forse, ah, qui. No, ah, qui. In mia attesa, come l'astronauta. Se ci soffermiamo a pensare al trionfo epocale del primo crudele tragico incidente stradale avvenuto a Okanogan Wenatchee, Lunaggio, è impossibile scindere questa. Tuttavia, non è ancora chiara il significato intrinseco della missione dagli effetti, la dinamica, dato che le condizioni stradali erano perfette. L'auto ha sfondato un guardrail e si è, sul resto del mondo, nel lago... La conducente, Tay, la consapevolezza collettiva, subito gravi lesioni spinali. La figlia è miracolosamente nel ruolo dell'umanità sulla Terra. E quindi nell'universo. Il momento in cui abbiamo messo piede sulla superficie di un altro corpo celeste, sopravvissuta e illesa. Qualcosa mi dice che la figlia siamo noi. Mister Astronauta. Salve. Che cosa vuoi? Ah. Sei tu, vero mamma? Ti avevo detto. Sì, sono un po' viaggi nei ricordi, nel passato. Però frammentati, si capisce un po' poco. Nuovo oggetto sbloccato. Shuttle. Allora, l'astronave oggetto personale sembra avere un effetto positivo sullo scatto. Ah. Ma aspetta, lì c'è qualcosa, ma forse no, niente. Scusa, in che senso positivo sullo scatto? A parte che qua poi...
c'è qualcosa, eh. Vedi là. Ma io non ci arrivo. Non c'è neanche. Fa vedere. È lì. Come ci si arriva? No, qui non ci arrivo. C'è qualcosa di segreto, no? Ma ci sarà sicuramente un percorso, ma... Aspetta. Allora, forse da qui. Qui c'è... C'è qualcosa, ma anche qui non... Non si riesce a salire. Come si fa a salire? Non possiamo andare. No, sul tetto non possiamo andare. Non c'è nessun appiglio. Boh. E l'altra volta in effetti quando abbiamo preso il carry-on aveva iniziato a suonare. Però boh. No, qua c'è l'entrata, quindi... O c'è un muro segreto, ma... Non mi pare. Oh, vabbè, non voglio diventare qui matto. Quindi andremo avanti.